Il problema è che la pista, scendendo, conduce verso il vulcano. E lungo la strada ci sono alcune delle creature meno amichevoli di questo habitat. Ci sono alcuni di quegli animali che hanno attentato alla nostra vita in precedenza. Credo che stiano dormendo. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che si chiamano Meilong, che significa draghi dormienti. Li aggireremo per cercare di non svegliarli, ma... ma c'è qualcosa che non va qui. C'è qualcosa che non va. Non si muovono affatto, non reagiscono. Biossido di carbonio, torniamo a monte, muovetemi! Presto, presto, presto! E se la situazione in Cina si scalda, Al Parco è ormai vicina al punto di ebollizione. I tirannosauri si azzuffano ferocemente. E spetta a Bob farli calmare prima che sia troppo tardi. Aprite il cancello! Andiamo! Non abbiamo molto tempo! Più in fretta che potete! Venti, ragazzi! Bene! Appena avete finito, richiudete! Ragazzi, sotto con gli idranti! Forza! Ora dall'altra parte! Ecco, così, così! Più in alto, cercate di colpirli più in alto! Forza, presto! Più svelti che potete! Ci siamo! Così! Mantenete alta la pressione! Il problema è risolto, non ci sono feriti. Ma Terence e sua sorella Matilda dovranno essere separati per il loro bene. Saranno trasferiti in due gabbie di contenimento durante la costruzione di un muro che li divida. Terence non sembra felice della nuova collocazione. E per una volta, Matilda concorda con lui.